voglio mostrarvi il mio lapbook. In alto a sinistra ho disegnato una gocciolina d'acqua con sotto una nuvola e all'interno c'è scritto l'acqua in varie lingue: l'acqua in italiano, l'acqua in inglese water, l'acqua in francese le, l'acqua in cinese jilei. Sotto c'è uno slogan: se il mondo vuoi salvare, l'acqua non devi sprecare. In alto a destra ho scritto: l'acqua è importante per gli esseri viventi. E sotto c'è un altro slogan: se l'acqua non vuoi inquinare, la differenziata devi fare. In basso a sinistra ho disegnato il mare come dovrebbe essere, ovvero non inquinato. Infatti sotto c'è un visto verde. A destra invece ho disegnato il mare come non dovrebbe essere, ovvero inquinato. Infatti sotto c'è una croce rossa. Aprendo il lapbook al centro c'è l'acqua trattato nella materia, scienze e geografia con il ciclo dell'acqua e i suoi vari passaggi. Il primo passaggio, ovvero l'evaporazione, l'acqua dei mari, dei fiumi, degli oceani e dei laghi evapora sotto forma di vapore acqueo. Il secondo passaggio è la condensazione, il vapore si condensa e forma le nubi, che vengono trasportate dal vento. Il terzo passaggio è la precipitazione. Le goccioline delle nubi precipitano sotto forma di pioggia, neve o grandine. Il quarto passaggio è il ritorno. L'acqua che cade torna ai fiumi, ai laghi e ai mari, oltre a filtrare nel suolo, forma le falde acquifere. Il quinto passaggio, invece, il ciclo ricomincia. A sinistra ho trattato l'acqua nella materia aritmetica con le misure di capacità, il litro e i suoi multipli, ettolitro e decalitro e i suoi sottomultipli, decilitro, centilitro e millilitro. Poi ho trattato l'acqua nella materia scienze con gli stati dell'acqua: lo stato liquido rappresentato dalla gocciolina d'acqua, lo stato solido rappresentato dal cubetto di ghiaccio e lo stato gassoso rappresentato dalla nuvola. Poi ho disegnato un cartello che vuol dire pericolo: dobbiamo stare attenti a non inquinare, a non sprecare l'acqua perché è un solvente universale per la vita degli esseri viventi. E sotto ho disegnato il mondo e la goccia d'acqua che devono camminare sempre insieme. A destra ho scritto a che cosa serve l'acqua, che serve per vivere, per bere e per far crescere le piante. Sotto ho trattato l'acqua nella materia italiano con una filastrocca: acqua fuggita dalla sorgente, chiudo le dita e non stringo niente, acqua canzone fatta di fresco, voglio cantarti ma non ci riesco, acqua leggera, vento da bere, stai prigioniera nel mio bicchiere, scivola in bocca, scivola in gola, sei filastrocca ma senza parola, scivola giù per le gole segrete, non c'è più acqua, non c'è più sete. E sotto ho disegnato l'acqua ballerina. Il mio lapbook è terminato, spero vi sia piaciuto.